Noi non pensiamo mai, pensate se non mettiamo insieme l'Europa, nemmeno gli accordi che abbiamo firmati vengono messi in atto. Vi faccio un esempio, l'accordo di Parigi sul clima 2015 è stato il trionfo dell'inizio della lotta per... Beh, non lo rispetta quasi nessuno, non rispetta quasi nessuno. Perché? Perché è stato rispettato 6 mesi quando l'economia era in crisi, poi come l'economia si è ripresa. Il consumo di anidride carbonica è cominciato ad aumentare. E per assurdo, l'unico paese dei grandi paesi che oggi rispetta il Trattato di Parigi contro l'inquinamento sono gli Stati Uniti d'America che non lo hanno firmato, che hanno rifiutato la firma. E cosa ne pensa magari anche del protagonismo giovanile con Greta Thunberg, che ha sposato questa battaglia sull'ambiente? Beata lei, no? Perché c'è tante battaglie da fare in vita sua. Quindi c'è un senso di invidia un po'. No, beh, è stato interessante perché ha risvegliato improvvisamente un'attenzione che nessun altro strumento mediatico avrebbe mai svegliato. Quindi certamente non può essere lei a decidere, però ha dato un bel contributo secondo me. La Adesso politica. bisogna tradurlo però in finanziamenti, in tecnologie. Ma lo stimolo è stato buono.